Roberto Ghiretti, Studio Ghiretti e Associati, che ha organizzato insieme a Forum Club l'evento Forum Sport Congress. E le chiediamo in materia di politiche sportive territoriali di presentarci un esempio eccellente a livello italiano. A livello italiano sicuramente ci sono comuni che hanno fatto politiche territoriali di ampio spettro, uno per tutti Modena, ma lo è stato anche Parma, e ci sono comunque comuni che operano in modo oramai trasversale, interassessorile, quindi con progettualità di politiche motorie a tutto campo e non necessariamente agonistiche. All'estero invece abbiamo visto in questo studio che abbiamo fatto almeno una decina di casi sicuramente eclatanti, in particolar modo in Inghilterra, in almeno due città, una di queste Birmingham. Abbiamo visto proprio una politica contro il disagio giovanile, quindi la possibilità di far fare pratica in almeno un paio di città in situazione di aree di degrado o di disagio, e di favorirla in modo totalizzante. Credo che questa sia una delle più belle best practice, perché lo sport è anche lotta al disagio, è anche inclusione, è anche integrazione.